La cosa principale è quella di creare la consapevolezza che le aree, tutte le aree ZES, sono 37 comuni dell'Abruzzo, hanno delle opportunità che non sono solo il fatto che ci si possa insediare, ma dobbiamo cercare di spiegare a coloro che si devono insediare, ovviamente chi conosce le aree è il primo che ha capacità di capire qual è lo spazio che si può creare con queste opportunità, non solo per il vantaggio fiscale, che è l'elemento, unico elemento, perché le ZES non danno fondi, ma danno credito d'imposta e risparmio sulle tasse dell'IRES e delle società, anche fino al 50% delle tasse da pagare. Ma la cosa principale è che devono collegare facendo infrastrutture e favorendo le altre infrastrutture che ci sono. L'Abruzzo ha 1 miliardo e 200 milioni di investimenti che sono larga parte PNRR, quindi come quelli del commissario devono essere collaudati entro fine 2026. La zona economica speciale è uno degli strumenti per implementare una nuova stagione di attrattività e sviluppo per la nostra regione. L'altro punto è il fondo complementare al PNRR per le aree dei due terremoti che coprono gran parte del territorio delle province di Teramo e L'Aquila e una parte della provincia di Pescara, e poi il PNRR, la nuova programmazione comunitaria. Insomma, la nostra regione, a partire dalla ZES, ma con tutti gli strumenti che ha a disposizione, può oggi tornare ad essere molto attrattiva. Lo sportello ZES, come sapete, è uno sportello di competenza governativa, per cui è come se abbiamo, diciamo, Roma qui all'interno della Camera. Credo che sia molto importante soprattutto per le imprese. Noi lavoreremo d'intesa e insieme al commissario proprio per far sì che le imprese possano cogliere questa opportunità, queste agevolazioni che la ZES dà, perché ovviamente il tessuto imprenditoriale deve poter avere tutte queste agevolazioni per poter ampliarsi. Un territorio con delle imprese forti è un territorio dove c'è benessere, dove c'è occupazione, quindi noi, per quanto ovviamente di nostra competenza, faremo in modo di accompagnare questo sviluppo.